Triumph ha appena rivelato ufficialmente tutte le specifiche e caratteristiche della nuova Sport Tourer Adventure Bike Tiger Sports 60 basata sulla Naked Trident. Ma prima di iniziare a scoprire questa nuova Adventure Bike di Triumph, voglio salutare gli sponsor di questo video, Shape Art, l'azienda francese, leader nel settore di attacchi per smartphone per moto, offre diversi accessori che potete trovare sul loro sito web. Inoltre, adesso avete uno sconto del 10% su tutti i loro prodotti, basta utilizzare il codice sconto GMMoto10, potete trovare il link al loro sito e codice sconto qui giù in descrizione. Ma tornando a parlare della nuova Tiger Sports 60, la quale è intesa come una moto con cui sgranocchiare migliaia di chilometri senza problemi. Conforme anche con il kit per patente A2, sembra essere una seria contendente sul mercato contro moto del calibro di Yamaha Tracer 7, Kawasaki Versys 650 e Suzuki V-Strom 650. Sarà disponibile già da gennaio del nuovo anno, qui nella nostra sede degli UK, e per febbraio in Italia. La nuova Tiger Sports 60 avrà un prezzo di 8.995 euro e sarà offerta con una garanzia di 2 anni a chilometraggio illimitato. Inoltre puoi scegliere tra 3 colorazioni, blu e nera, rossa e grigia con grafica sportiva o grigia e nera. Composta da doppi varia LED, scarico contenuto in basso, corrimano per il passeggero e design elegante. Triumph ha anche sottolineato che la nuova Tourer avrà il costo di manutenzione più basso della categoria, con un intervallo di ben 16.000 km, quindi in teoria i costi di gestione e di proprietà saranno piuttosto bassi. Il motore è lo stesso, Euro 5 da 660 cm3 della Trident, infatti questo la rende la prima unità a 3 cilindri della categoria e la più potente, combinando l'erogazione regolare della potenza di Triumph con le consuete prestazioni triple che ti aspetteresti. La potenza di picco è di 81 cavalli a 10.250 giri e 64 Nm di coppia a 6.250, con prestazioni disponibili già dai bassi regimi fino al picco. Il 90% della coppia è infatti disponibile a partire dai 3.600 giri al minuto. Di serie verrà fornita con due modalità di guida, Road e Rain, per regolare la risposta dell'acceleratore e traction control in condizioni variabili. Oltre al ride-by-wire con cambio a 6 marce e frizione antisaltellamento, con rapporti di trasmissione ottimizzati per una guida completa, è inutile dire che i motociclisti che vengono da una A2 o di fronte ad altre moto saranno soddisfatti delle performance offerte dalla Tiger Sports 60. Le ruote da 17 pollici sono montate con pneumatici Michelin Road 5, abbinati a due dischi da 310 mm con pinze scorrevoli Nissin a due pistoncini all'anteriore, un singolo disco da 255 al posteriore per una potenza di arresto con ABS a doppio canale. Il traction control può essere disattivato, mentre sembra che non si potrà disattivare l'ABS al posteriore. Le forcelle Showa convenzionali da 41 mm con escursione da 150 mm sono abbinate ad un monoammortizzatore posteriore Showa con regolazione idraulica remota del precarico, comodo se decidi di optare per i bagagli da montare sui supporti delle borse laterali integrate. Il bauletto accessorio può contenere 47 litri ed è mostrato capace di contenere due caschi all'interno. L'altezza della sella è accessibile e di soli 835 mm e la capacità del serbatoio è di 17,2 litri, con un consumo suggerito di 4,5 litri per 100 km, offrendo un'autonomia teorica di oltre 300 km. Fondamentale per alcuni, il parabrezza è regolabile con una sola mano durante la guida. Le luci a LED sono montate tutti intorno con doppi fari ed indicatori di cancellazione automatici. Infine, per quanto riguarda la tecnologia e gadget, è dotata di un display TFT multifunzionale, nel quale vengono visualizzate le solite informazioni, ma in più c'è la connettività per trasmettere la navigazione passo passo, ovviamente come optional, oltre al cambio rapido su e giù, manopole riscaldate, caricatore USB sotto al sedile, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici e protezioni per il motore e telaio. Quindi sarà la nuova Triumph Tiger Sports 60 la leader nel fiorente segmento dei pesi medi? La Trident si è comportata in modo fenomenale fino ad adesso, con numeri di vendita alle stelle, quindi sarà lo stesso per la nuova Tourer, la quale segue la stessa formula ma ottimizzata per un mercato che apprezza il turismo a lunga distanza e la versatilità. Ha certamente potenziale, soprattutto qui negli UK, ma anche in Italia. Se si tiene conto il prezzo rispetto a ciò che viene offerto con la potenza del triplo in linea, e questa opzione è una dichiarazione seria sul mercato. Non vedo personalmente l'ora di provarla appena disponibile. Voi cosa ne pensate? Mettetelo qui giù nei commenti. E con questo ragazzi vi saluto. Ti ricordo che se sei nuovo e vedere più video di questo genere qua, notizie, recensioni e consigli personali sull'acquisto, iscriviti a questo canale, metti un mi piace a questo video se ti è piaciuto e seguimi anche su Instagram a gm.moto. Alla prossima, ciao belli!